a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Anch'io vi propongo i miei must have per il 2020, quindi vi direi di mettervi comodi perché ho un bel po' di cose da farvi vedere. Premessa che quest'anno ovviamente non ci siamo truccate tantissimo, non ho utilizzato proprio tante cose, però quelle volte che ho fatto i video con le Angels oppure che ho fatto i video in generale di make up e tutto, ho provato tante cose e ovviamente ve li volevo far vedere proprio in questo video. Iniziamo con la base, così vi dico su per giù quello che ho utilizzato e le cose che mi piacciono. Da questo lato ho messo un sacchetto per togliere le cose perché ce l'ho messe qui proprio per non sbagliarmi e per farvi vedere tutto nella realtà. In questo video non vi metto l'edizione limitata che ho utilizzato, che sono uscite nei vari mesi, perché non mi sembra giusto farvi vedere una cosa che poi non potete reperirla, più che altro perché sono tipo, che so, di Kiko ad esempio ho utilizzato tantissimo la cipria, i blush, gli illuminanti, sapete che io li acquisto proprio perché mi piacciono le collezioni limitate e tutto, quindi quelli non ve li metto, però vi metterò tutto il resto. Se ho la faccia un po' sfatta perché sono stata a prendere il caffè da mia mamma, perché ancora si può andare, e nemmeno mezz'oretta sono ritornata, quindi non lo so se è sfatta perché c'era mia nipote che mi dava i bacini, quindi andiamo avanti. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere sono i primer. Come primer io ne ho utilizzati 4 in questo periodo. Il primo che vi faccio vedere è stato un acquisto, diciamo, da metà febbraio, non mi ricordo proprio bene, ed è stato quello della Revolution. Mi sono trovata bene con questo primer. L'unica cosa è che mi ha fatto un po', forse ne avevo messo un po' troppo, e mi ha fatto l'effetto tipo pellicine. Quindi sembrava tipo che si stesse sgretolando sul viso, e sinceramente un pochettino non mi è piaciuto. Poi la volta precedente, la volta dopo, l'ho utilizzato ma mettendone poco va bene, si può utilizzare, leviga il viso, non è una cosa diciamo eccessiva, però devo dire che mi piace, però non si nota, è un effetto che non si nota e mi piace questa cosa. Gli altri che vi faccio vedere sono i due che ho utilizzato di più in assoluto. Questo l'ho utilizzato di più in estate ed è quello della Essence, You Better Walk, che sarebbe questo qui. L'ho utilizzato tantissimo in estate perché questo dice che può essere utilizzato per le persone che vanno in palestra. Io neanche quando andavo in palestra mi truccavo, quindi non l'avrei mai utilizzato in quell'occasione, però visto il caldo forte che c'è stato, visto le mascherine, visto tutto, sinceramente ha avuto un effetto gradevole sul mio viso. All'inizio è verde, quando lo mettete sulla mano è verde, però ovviamente è trasparente sul viso e sinceramente il fondotinta me lo faceva durare, quindi è ottimo. Per quanto mi riguarda, mi piace tantissimo. Ve li faccio veloce, non mi perdo in tante chiacchiere perché sono abbastanza prodotti. Quello che sto utilizzando tuttora è questo qui di Astra ed è il Ritual Primer. Mi sto trovando bene con questo primer perché perfeziona, diciamo, la grana della pelle e fa sì che il fondotinta duri tantissimo. Ora non è che io l'ho testato, nel senso che sono uscita, sono stata fuori per tanto tempo e tutto, però quel poco che l'ho testato sinceramente mi è piaciuto, perché spesso io, se devo fare dei video particolari e mi trucco la mattina, io mi strucco direttamente la sera, perché poi se vado a prendere il caffè da mia mamma oppure devo andare a comprare il pane, quindi quel 10 minuti o un quarto d'ora che esco lo tengo sul viso e sinceramente questo mi è piaciuto tantissimo. L'altro primer che ho utilizzato, l'ho utilizzato di più quasi alla fine dell'estate e devo dire che mi è piaciuto tanto, e ho utilizzato questo qui di Becca. Oltre ad essere una base illuminante, mi piace tantissimo perché dà un effetto molto glow all'incarnato, molto simile a questo qui di Kiko che ho acquistato di recente, l'ho utilizzato 2 volte e sinceramente mi è piaciuto, devo dire che sinceramente mi è piaciuto. Io non lo so se si vede, ma comunque io ho
L'ho utilizzato perché siamo arrivati a questo livello, quindi devo dire che mi è piaciuto. Mi piace proprio quell'effetto bello, luminoso. E poi potete o mettere il fondotinta. Se avete una carnagione, bella, liscia, perfetta, io lo metterei senza niente sopra. Metterei soltanto questo e basta, perché vi fa un effetto bello, glow, bello tipo, non lo so, tipo baciata dal sole, ed è una cosa che mi piace tantissimo. Ve lo consiglio anche questo. Poi parliamo di fondotinta. Allora, come fondotinta ve ne faccio vedere tre che sono quelli che ho utilizzato di più. Oltre a utilizzare i vari campioncini, perché io sinceramente in questo lockdown, in questo 2020, io ho utilizzato tantissimo i campioncini, perché me ne hanno dati tanti da Sephora, perché una volta mi sono fatta dare tutti i campioncini di tutti i fondotinta che io volevo provare, avevo fatto un acquisto abbastanza vantaggioso e la ragazza, sì, non ti preoccupare, mi ha messo un sacco di campioncini. Quindi ho provato vari campioncini, quindi vi dico questi fondotinta, ma ho provato molti di più fondotinta. Il primo che vi faccio vedere è questo, e questo è quello di MAC, è il mio preferito per quanto riguarda la linea di MAC ed è Water White. Questo qui è adatto a una pelle matura, a una pelle mista al secco, ed ha una copertura leggera. Può essere stratificato perché io lo avevo messo tipo in dei brufoletti che sono venuti per causa di chi. E automaticamente mi ha uniformato bello il colorito, mi piace tantissimo come sta sul mio viso e non mi dà quella pesantezza che certe fondotinta danno. E quindi io ve lo consiglio per quanto riguarda Lacoste, il fondotinta Water White di MAC. Poi vi faccio vedere questo qui di L'Oreal, che è l'infallibile 24 ore Fresh Wear. Questo fondotinta l'avevo già utilizzato nel 2019 barra inizio 2020, mi trovo bene. Sono stata ad una cerimonia, non mi ricordo se è stato prima del lockdown. Comunque, faceva un freddo della Madonna, il vento che era una cosa esagerata, e è rimasto lì intatto, non si è mosso nemmeno di una virgola. E mi è piaciuto tantissimo. È proprio preciso, 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 preciso al mio colorito. E lo adoro perché mi fa proprio la pelle da porcellana, che è una cosa che a me piace tantissimo. L'ultimo fondotinta che è entrato a casa mia e che sto utilizzando in qualsiasi video voi vedete, non in questo ovviamente, ma in tutti i video che ho fatto ultimamente, il fondotinta che sto utilizzando ed è quello di Astra ed è The Universal Foundation. Io questo fondotinta lo amo, non lo adoro, lo amo alla follia. È il migliore in tutto e per tutto. È leggero. Può essere stratificato. Il colore è identico alla mia pelle. Non mi fa quell'effetto carta impecorita sul viso che mi danno tipo, che so, l'età di Madre Teresa di Calcutta. Comunque, è un fondotinta eccezionale. Mi piace tantissimo. È il fondotinta che io cercavo. E dopo varie ricerche, veramente perché ho acquistato un bel po' di fondotinta, dopo varie ricerche, sinceramente, trovare un fondotinta low cost, proprio a basso prezzo, di questa fattura, sinceramente, sono rimasta sconvolta. Vi ripeto, è il fondotinta che io sto utilizzando di più in assoluto. Quando lo metto, a tutti sembra che, a tutti, alle mie sorelle quando mi hanno visto, sembra che io stessi portando un fondotinta ai cost, perché hanno visto il mio carrello da Sephora e quindi mi fa, ho utilizzato quello, ho utilizzato quello. No, ho utilizzato un fondotinta di Astra, cioè vi ho detto tutto. Correttori, correttori della vita. Questi sono i correttori che ho utilizzato proprio, credo che, non lo so, 2020 forever. Questi i correttori di Astra li ho utilizzati dall'inizio dell'anno fino alla fine dell'anno e li continuerò a utilizzare. Mi trovo benissimo con questi correttori. Io utilizzo lo 02 per che sarebbe questo, lo 02 per correggere le occhiaie e lo 01 invece come base ombretto perché è abbastanza chiaro. Mi trovo benissimo. Io lo 02 lo metto proprio nella C dell'occhiaia perché è un pochettino più aranciato barra pescato. Mi trovo bene,
Non mi segna l'occhiaio, non mi segna proprio il solco dell'occhio, non mi fa quelle lineette bruttissime che certe volte vedo anche nei video, non me lo fa per niente. Quindi per me il miglior correttore in assoluto è questo qui di Astra ed è veramente, io non ho correttore high cost che ho provato in questo 2020, quindi i migliori per quanto riguarda il 2020 sono questi qui di Astra. Invece, per illuminare proprio la parte dell'occhiaia, io utilizzo questo qui di Essence che è il Camouflage. Allora, qui ho il Light Glow Concealer, ho anche le altre colorazioni che sono i matte. Io utilizzo le colorazioni chiare, questo ad esempio è il 10 Light Ivory. Io lo metto, quello di Astra lo metto proprio nella C dell'occhiaia, invece questo qui lo metto dei tocchettini, faccio delle striscette proprio in questa posizione e mi serve per illuminare proprio quella parte, perché quella è troppo aranciata, invece questo gli dà proprio una parte luminosa che mi piace tantissimo e mi fa un effetto pazzesco sugli occhi e quindi lo preferisco in assoluto. Andiamo avanti. E andiamo alle ciprie. Le ciprie che ho utilizzato di più, io non lo so, ve la faccio vedere, però io non lo so se questa ancora c'è di Elf, però la potete reperire perché è una cipria reperibile adesso da Douglas ed è la Elf, la Translucent. Questa l'ho utilizzata tantissimo, questa è la terza, non so se si vede, è la terza della serie, diciamo, di acquisti che avevo fatto quando fu che si poteva acquistare Elf dall'Italia. Avevo preso una di quelle piccole e poi mi è piaciuta e quindi ne ho prese tre di quelle grandi e questa è l'ultima. Ovviamente avendo adesso altre ciprie, questa un pochettino l'avevo accantonata, ma è una cipria ottima, non fa cambiare, diciamo, il colore del fondotinta perché è traslucente, quindi ha un effetto opacizzante sul viso, ma che non cambia l'effetto del fondotinta e mi piace tantissimo. La metto anche qui nel contorno occhi e non mi fa né seccare la parte né mi fa raggrinzire tipo carta pecora ed è ottima. Si è rotto qualcosa? No. Un'altra che vi faccio vedere è questa qui di Nabla. Mi trovo benissimo con la cipria di Nabla, mi piace tantissimo. L'avevo utilizzata perché me l'aveva fatta provare una ragazza, una makeup artist. Mi sono trovata bene e quindi l'ho voluta prendere. Ovviamente non c'è il solco, ma c'è una specie di conchetta perché ho tante ciprie, quindi mano a mano vado provando le varie ciprie. Mi piace tantissimo, l'ho già utilizzata tante volte, mi sono trovata bene, non mi cambia nemmeno questa l'effetto del fondotinta, anzi mi uniforma bello, io lo vedo sulla mia pelle, io la vedo molto molto bene, non è proprio quelle ciprie pesanti che certe volte, non mi ricordo ora quelle che l'aveva fatto perché l'avevo regalata poi a mia nipote, c'era una cipria che mi dava quell'effetto invecchiato ed è una cosa orribile e questo invece non la fa, quindi questa ve la consiglio tantissimo ed è quella di Nabra, io nella colorazione Light. Una cipria che ho utilizzato in quel evento dove ho messo il fondotinta particolare, ho utilizzato questa qui della Too Faced, che è la Prime e Poreless. Questa qui è identica, hanno cambiato soltanto il packaging, delle nuove che hanno comprato di tutto e di più. Io l'avevo presa l'anno scorso. No, nel 2019, perché Sephora o Too Faced, credo Too Faced, l'aveva tolti dal commercio e quindi Sephora li stava vendendo a 11 euro, se non mi sbaglio, 11 o 15 euro e quindi io l'ho volute prendere tre perché mi sono trovata bene, perché una ragazza da Sephora me l'aveva provata sul viso, mi era piaciuta tantissimo e quindi ne ho volute prendere tre con questo prezzo, ho detto ne prendo tre. L'ho utilizzata anche per questo video che state vedendo. Se riesco ad aprirla, sempre se riesco. La cipria si trova con uno specchio, il puff è il colore ed è questo qui. Ed è una cipria pressata da un finish molto molto levigante. Proprio si sente veramente quando voi ce lo toccate, si sente proprio, vi diventa la pelle liscissima. E io l'ho utilizzato ad esempio proprio qui sul contorno occhi ed io l'ho utilizzata direttamente col puff.
Ed è una cosa sensazionale. Se avete degli eventi un po' particolari che dovete sembrare belle, tipo di porcellana, questa è la cipria che fa per voi. Io ve la consiglio tantissimo. Adesso c'è il pack nuovo, compratela. Io ho il pack vecchio. La cipria più utilizzata, forever and ever, come dice la Lizzy, è l'astra. Io ho utilizzato, non lo so, sembra che io ho un amore spassionato per le ciprie in polvere, mi piacciono di più, perché certe volte faccio anche il baking. Ebbene sì, con queste di Astra puoi fare benissimo il baking anche avendo 40 anni come me. Ne ho 41. Mi piacciono, faccio il baking, io ho sia la 02 che la 01, che sarebbe la polvere di riso. Io li metto, o li metto tutte e due come si dice? Nel piattino questo qui. Aspettate che lo prendo. Nel piattino questo qui metto tutte e due le polvere e le utilizzo. Oppure faccio quella bianca sotto gli occhi e poi tutto il resto con con la 02. Mi piace tantissimo. L'effetto è pazzesco. Sembra veramente delle ciprie, come avete visto della Too Faced, di alto costo, invece il prezzo è bassissimo. Io ve li consiglio, sono stra buone, veramente stra buone. Per finire, diciamo, no, ancora dobbiamo fare un viso, vero? Per finire, qua finire. Allora, altre cose che vi faccio vedere sono i blush. Per quanto riguarda i blush, devo essere sincera, quelle che ho utilizzato di più in assoluto sono stati i blush. Dov'è la palettina? Ecco qua. Sono stati i blush di MAC. Ho fatto anche un video dove li utilizzavo e anche un video dove utilizzavo questi blush anche come ombretti. Sono molto pigmentate, mi piacciono tutti, sinceramente, ne ho altri, se non mi sbaglio un'altra palettina, ma questa è quella che io ho utilizzato di più. Ovviamente c'è Fever, che è un bellissimo colore, molto molto pigmentato. Infatti questi dovete proprio stare attenti, proprio appoggiare il pennello e utilizzarlo, anzi se potete anche scaricare il pennello è buono. E poi mi piace questo Breath of Plum, che sarebbe questo, ed è un malva molto molto bello. Se non avete mai provato i blush di MAC, ve li consiglio perché sono ottimi. Gli altri blush che ho utilizzato di più in assoluto sono questi altri due. Uno per quanto riguarda il low cost ed è Astra, cioè questo l'ho utilizzato in tantissimi video, l'avete visto in tantissime. Aia, aspettate che prendo. Ok. Questo l'avete visto in tantissimi video ed è il mio blush preferito. Ed è il blush di Astra. Volevo un malva, ma un malva che virava sul biscotto. E questo è il colore esatto che io volevo. Mi piace tantissimo come mi sta sul viso. Non mi fa quell'effetto tipo Heidi e non mi fa proprio quell'effetto tipo guanciotte. Bellissimo. Vi avrei messo anche i blush di Kiko. Ma sono in edizione limitata, quindi amen, non ve li metto. Questo è lo 04 e mi piace tantissimo. L'altro che ho utilizzato, l'ho utilizzato proprio anche di recente, perché è il blush che mi piace, e questo l'avevo trovato nel calendario dell'avvento di Sephora. È di Tarte ed è un color malva, ma va? Ti piacciono i malva? Sì, tantissimo. E quindi questo è bellissimo, è quello che indosso. Non è proprio forte forte, ma anche perché io utilizzo un pennello che ne rilascia poco l'effetto. Non mi piace proprio quell'effetto Heidi. Se voi vedete certe volte nei video quell'effetto un po' Heidi, nei miei video parlo, è perché spesso io tramite le luci non vedo quante ne metto. Poi quando faccio le foto e sono tutta macchiata, me ne accorgo che ne ho messo troppo. Comunque è ottimo, sinceramente, ottima pigmentazione. Se non mi sbaglio, questo qui lo trovate anche in un set dove c'è l'olio e il mascara. Acquistatelo perché è un ottimo blush veramente. Poi andiamo avanti e parliamo dell'illuminante. Per quanto riguarda l'illuminante, vi potrei far vedere quello che ho utilizzato nel 2019, che sono questi di Revolution, però 2019 era passato, facciamo
facciamo il 2020. Allora, per quanto riguarda il 2020, io ho utilizzato tantissimo questo qui di MAC, che è un illuminante rosato ed è un bellissimo illuminante, veramente molto molto bello, mi piace tantissimo la grana, vabbè non si vede, forse qua si vede, ok. Mi piace tantissimo questo colore come illuminante perché ha, è un rose gold ed è bellissimo, specialmente in questi make up dove faccio tipo un bronzo, dove utilizzo anche un po' colori caldi, mi strapiace tantissimo perché fa quel contrasto che evidenzia tantissimo proprio il make up ed è una cosa pazzesca. Questo è quello che indosso, non lo so se si vede perché vi ripeto, sono truccata da un bel po'. Un altro illuminante che mi è piaciuto tantissimo da quando l'ho acquistato, l'ho utilizzato un bel paio di volte, è il Basic Marble di Basic Gaia. Questo è nella colorazione Nike ed è molto molto bello. Questo è più rosato dell'altro, quello è un rose gold, questo invece è molto più rosato e devo dire che è molto molto bello. L'ho utilizzato io. Ve lo ripeto, dipende poi come mi trucco, utilizzo proprio, mi va all'occhio dove devo mettere, diciamo, l'illuminante. Quale devo mettere come illuminante. E questo è bellissimo anche. Gli ultimi due che proprio sono arrivati a casa mia e che ho utilizzato tantissimo sono questi due di Ofra. Però il mio preferito, no vabbè non è questo, il mio preferito è questo qui. Se riesco ad aprirlo, sì, questo, che è un color ghiaccio. Questo è in collaborazione con Niku Tutorial ed è Spice Baby ed è bellissimo ed è un color ghiaccio pazzesco. Questo ve lo faccio vedere perché veramente deve essere visto ed è un ghiaccio, ma ghiaccio, 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 cioè ha dei riflessi veramente particolari. L'altro che mi piace anche è questo qui ed è questo è nella collaborazione con Madison Miller ed è il Sia Shimmer. Questo invece è sempre sul dorato ed è anche questo bellissimo. Hanno una pigmentazione questi illuminanti che ve lo lascio dire, stupendi, veramente stupendi. Questi sono quelli che ho utilizzato di più in assoluto. Per quanto riguarda invece le palettine, quello che ho utilizzato di più è stata la Smashbox The Cali Contouring della Smashbox. Ottima, ottima se volete prendere tutto da questa palettina, dalla cipria, dal blush, al contouring, all'illuminante. Sono abbastanza scuri e io questa la utilizzo di più in estate. Proprio in estate è la palettina che utilizzo di più in assoluto. Mi piacciono tantissimo le polveri ed è la palettina che prendo per fare, diciamo, tutto il viso, però in estate parliamo. L'altra palettina che è arrivata da poco a casa mia e l'ho utilizzata tantissimo è questa qui di Astra. Anche questa mi piace tantissimo, non so se si vede quanto l'ho utilizzata, e l'ho utilizzata sia come punto luce sia come proprio ombretti in particolare, perché mi piace ombretti, scusate, come illuminanti particolari, perché mi strapiacciono tantissimo tutti. Sono uno più bello dell'altro e questi sono i colori. Hanno una scrivenza pazzesca, veramente non sembrano nemmeno dei prodotti low cost. Veramente molto molto buoni, mi piacciono. Adesso vi faccio vedere la terra che utilizzo di più per quanto riguarda il contouring, e il più utilizzato in assoluto è quello della Too Faced, perché me l'avete visto in tutte le versioni, in tutte le salse, ed è il Chocolate Soleil, che è questo. Io l'ho trovato nel calendario dell'avvento di Sephora e da quel giorno l'ho utilizzato sempre, tutte le volte ovviamente che avevo la possibilità. Me l'hanno fatto utilizzare anche le Angel quando mi dicevano di mettere per fare il contouring e tutto, lo utilizzavo. Mi sono trovata benissimo, mi scolpisce bene gli zigomi e sinceramente mi fa quell'effetto che a me piace, non troppo e nemmeno troppo poco, che è una cosa eccezionale per quanto riguarda queste cose, perché se non si sanno utilizzare si fa un effetto bruttissimo sulla pelle che a me non piace. Infatti, ci avete fatto caso, sto iniziando a utilizzarlo. Infatti spesso, se vedete questo video, non lo so se lo metterò, se vedrete questo video
mi sono anche dimenticata di metterlo perché spesso non lo metto. Altri due prodotti che ho utilizzato e mi avete visto veramente utilizzarli nei vari video sono questi due. Sono una cosa eccezionale. Questo è Harmony di MAC, che di norma sarebbe un blush, se non mi sbaglio c'è scritto blush. No, non c'è scritto blush. Comunque, Harmony di MAC è questo qui che è di Inglot in collaborazione con Jennifer Lopez. Allora, Harmony è un ottimo, ottimo alleato per fare in contouring perché è fantastico, si sfuma alla velocità della luce, non ti fa l'effetto macchia ed è facile da utilizzare, proprio io che sono una ciompa in queste cose, è facile da utilizzare. Infatti Harmony è il preferito di Betty perché lei lo utilizza sempre e lo sponsorizza, nel senso ve lo consiglia sempre in tutti i suoi video. Questo qui di Inglot l'avevo preso perché era in collaborazione con Jennifer Lopez, quindi ho detto vabbè, voglio vedere com'è questo contouring che fa Jennifer Lopez e sinceramente mi è piaciuto. Si sfuma benissimo, si applica benissimo, non è molto pigmentato, quindi, cioè è molto, scusate, è molto pigmentato, quindi dovete stare attente. Io ne prendo un pochettino, poi sbatto sempre il pennello e poi lo utilizzo. Sinceramente mi è piaciuto tantissimo e questo ve lo consiglio anche. Per quanto riguarda la base abbiamo finito, quindi chiudiamo direttamente con lo spray fissante. Come spray fissante io vi consiglio questo qui di I Love Revolution, è a base di cocco, l'ho utilizzato di più quest'estate, ti dà quell'effetto di freschezza sul viso che è gradevolissima e diciamo lo spray è buono, non è quello spray che ti fa tipo di, come si dice, di Fontana di Trevi, però è ottimo, veramente ottimo, mi è piaciuto, mi piace anche l'odore che fa e devo dire che rinfresca se lo spruzzate anche nelle diverse ore della giornata. L'ultimo arrivato in casa mia è quello di Astra, nel senso l'ultimo arrivato, nel senso che è l'ultimo che ho utilizzato, perché questi prodotti non è che io ne posso aprire 300, sono sempre io sola che mi trucco, non è che siamo 2, 3, 4, 5. Poi in questo periodo dove non si usciva per niente, quindi anziché le ho utilizzate, ditemi grazie. Questo qui di Astra ed è il Ritual Fixing Spray. Mi è piaciuto tantissimo, mi piace di più lo spruzzino di questo che di questo, perché vaporizza tantissimo e sinceramente l'effetto sul viso mi piace, quindi ve li consiglio tutte e due. Andiamo sugli occhi o sulle labbra. Andiamo sulle labbra, poi per ultimo faremo gli occhi. No, no, facciamo. Allora, facciamo gli occhi. Per quanto riguarda gli occhi, come primer ve l'ho sempre detto, io utilizzo il correttore, quindi metto il correttore di Astra, lo 01, e utilizzo quello. Per quanto riguarda le palettine, la più utilizzata in assoluto, e l'avete vista in tutte le versioni, in tutte le salse, in tutti i sassi e tutti i luoghi, è la Carmi. Quindi è la Magic Mike, Magic, giusto, la Make Magic, scusate, la Make Magic di Carmi Mua. Questa è la palettina più utilizzata, e mi scuso anche per lo stato in cui è, la palettina più utilizzata in assoluto per quanto mi riguarda. Mi piace tantissimo. Oltre a piacermi tutti i colori matte, perché hanno una scrivenza ottima, questa fila è una cosa pazzesca. Una cosa esagerata. Io l'ho utilizzata in un video, ve l'ho fatto vedere, ho fatto diversi make-up con questi prodotti. Il mio preferito è questo. Quando lo metto, tutti mi dicono cosa ho messo sugli occhi, perché spesso ho truccato gli occhi, ma non ho fatto poi la base, perché con la mascherina è ottima, veramente ve la consiglio. Se la trovate, perché se non mi sbaglio ancora su Pink Panda ci dovrebbe essere, Maki Beauty ci dovrebbe essere, compratela, è un'ottima palettina, vedete tantissimi colori e soprattutto quella fila all'inizio è una cosa esagerata. Un'altra palettina che vi consiglio, che è la mia preferita, è la New Nude di Huda Beauty. Questa palettina sapete tutti che la adoro, non solo perché ha i color malva in primis, ma anche perché ha questi brillantini che mi piacciono tantissimo. Io
Vi premetto che ho utilizzato di più i colori malva perché li adoro e li amo in tutte le versioni, ma il make-up che ho fatto li ho fatti con i colori caldi di queste palettine. L'ho fatto con Rave e Teddy e poi ho utilizzato un ombretto liquido, proprio al centro dell'occhio. È bellissima, ma se c'è ancora, me la consiglio. Un'altra palettina, sempre della Sora Huda Beauty, è la Mercury Retrograde. Non vi ho messo le Natasha Denona perché non le ho utilizzate tanto da diciamo promuoverle, perché se dobbiamo parlare di prodotti che ho utilizzato sono questi. La Mercury Retrograde, perché ogni volta mi sbaglio, ed è questa bellezza qui. Scusate se vi flescio, ma è tutta specchiata, quindi. Anche questa, colori ottimi, sfumabili in una cosa eccezionale. Non capisco perché Huda in queste palettine dà il meglio di sé e in quelle piccoline si perde un pochettino. Infatti io i pastello, le palettine pastello non le ho prese, nemmeno scontate a 20 euro non le ho volute prendere perché sinceramente non ne valeva la pena, perché ho visto svariate recensioni. Queste sono bellissime, mi piacciono tantissimi i colori, specialmente questi effetti in questa maniera. Mi piace tantissimo ed è un'ottima, ottima palettina. Specialmente scontata, è una cosa che non dovete farvi scappare. Poi, le ultime arrivate, nel senso che sono le ultime che ho utilizzato, sono una scoperta, sinceramente. Ve li faccio vedere perché ancora le ho visti sia da Cosmetic for Less sia da Pink Panda. Non ho controllato Mac Beauty, però in questi siti ci sono. Sono questi qua della Catrice. Non mi aspettavo sinceramente, avevo visto il video di Giulia Cova dove li promuoveva, però non ero molto sicura nell'acquistarli e sinceramente mi sono veramente, cioè sono rimasta sconvolta. Pigmentazione ottima, scrivenza a che ve lo devo dire. Vi faccio degli swatch in questa perché ancora non ve li avevo fatti. Hanno una scrivenza, lasciatemelo dire, pazzesca. Cioè, guardate, c'è una cosa esagerata. Bellissimi, sfumabilissimi e potete fare di tutto e di più. Vi faccio vedere anche altri colori, vediamo se riesco. Specialmente questi, mi hanno detto, dice, ma è un effetto bagnato? No, è un ombretto. Non mi ricordo se è stata la Lizzy che è rimasta sconvolta da questi, e sono di una cremosità allucinante. Vi consiglio tantissimo queste palettine, sia questa che la sorella, che è questa qui. Allora, questa è la Sunshine Hit Me Up e questa invece è la Peach Up for the Sunrise, ed è questa qua, bellissima. Una palettina che tutti dovete avere, perché è quella palettina che io cerco in tutto e per tutto. Utilizzo la Huda Beauty, vado a pucciare qualche colore in questa. Utilizzo la Morphe, vado a pucciare qualcosa di questo. Natasha Denona, appuccio questo. Carly Bibel, sempre di Anastasia, puccio questa. Questa è la palettina che io ho utilizzato di più in assoluto. Qualsiasi trucco ho fatto, ho sempre preso qualche ombretto da questa palettina. Quando ho utilizzato qualche ombretto, qualche palettina di 4 ombretti, 6 ombretti, eccetera, eccetera, dopo venivo a prendere un colore di questo. La palettina di Nabla. Io parlo delle cialde singole. Questa è la palettina più utilizzata in questo 2020. Adoro tutto di questa palettina, il range di colori, la sfumabilità, il fatto che ci sia un pan e un nero, il fatto che ci siano questi colori che io utilizzo da transizione, anche questo. Sono degli ombretti ottimi, i migliori in assoluto, ve li consiglio. Cioè, io sono negata proprio perché io non sono una makeup artist, io sono una dilettante in questo mondo e devo dire che mi trovo benissimo con questi ombretti. Qualsiasi cosa io devo fare, sempre questa palettina è a portata di mano. Tutte le altre palettine le ho messe nel distributore
non è un distributore, è una specie di espositore, scusate, di palettine, perché ho il reparto labbra e il reparto occhi. Tutte le palettine sono messe là. Questa io la tengo qui sulla scrivania, perché la palettina, che se mi serve un panno, mi serve un nero, io vado a prendere questa, non vado a cercare altro, vado a prendere questa perché è fantastica. Andiamo ad alcuni ombretti un po' più particolari. Per prima cosa vi faccio vedere questi due, e sono quelli di Astra. Sono ombretti liquidi. Questi ombretti mi piacciono tantissimo. Hanno una scrivenza ottima. Mi piace tantissimo l'effetto che danno agli occhi. In questo video, no, ho utilizzato l'altro. Negli ultimi video li ho utilizzati. Mi piace di più, però, cosa faccio? Prendo l'applicatore, gli passo il pennello e applico sugli occhi, perché se voi applicate con l'applicatore o ve ne dà troppo colore o vi dà poco colore, quindi io preferisco farlo direttamente con il pennellino. Sono ottimi, non hanno niente a che invidiare con i prossimi che vi faccio vedere, sono veramente pazzeschi. Infatti poi quando c'è stato lo sconto io l'ho presi tutte e sei, infatti ce l'ho tutte e sei, per non sbagliarmi. Quelli che vi ho fatto vedere sono tra virgolette dei dupe, perché i principali colori li avevo presi da Stila. Ho anche quelli di MAC, ma quelli di MAC quest'anno non li ho utilizzati, forse perché sono messi in un'altra postazione, quindi non ci ho fatto caso ad utilizzarli. Quelli che ho utilizzato di più quest'anno sono quelli di Astra e questi qui di Stila. Prima di tutto perché mi è arrivato Perlina quest'anno ed è bellissimo come colore, veramente una cosa eccezionale. E lo adoro in assoluto, ed è questo colore qua sul bianco, e l'altro è quello che mi vedete sugli occhi, è una specie di rose gold, però più aranciato, diciamo più giallo che rose gold, ed è il Wanderlust, ed è questo colore qua, che ovviamente mettendo una base più scura di sotto vi dà questo effetto che a me piace tantissimo. Infatti la mia nipotina mi ha detto: zia, dice, mi piace quella luce che hai sopra gli occhi, e gli è piaciuta tantissimo perché ho utilizzato proprio questi. Sono ottimi, ve li consiglio, perché veramente vi cambiano direttamente. Le ultime due cose ve li consiglio perché non li vedo nominare spesso, ma a me piacciono, l'ho utilizzato in tantissimi video, infatti alcuni mi hanno fatto anche i complimenti per i colori e tutto. Sono gli ombretti in polvere di Neve Cosmetics. Allora, questi sono Glaciazione e Collier, sono degli ombretti pigmentati bellissimi. Io ho fatto anche un video dove avevo i capelli corti e avevo utilizzato, aspettate che ve lo faccio vedere, vediamo se ci riesco, questo colore qua, avevo la magliettina a maniche corte blu, avevo questo ombretto sugli occhi e tutti hanno detto che mi stava benissimo, che è bellissimo questo colore, dove l'hai presa e tutto. Questi colori li potete miscelare assieme o utilizzarli singolarmente. Sono fantastici, li potete utilizzare benissimo, o lasciate, diciamo, una base appiccicosa, che so, tipo un ombretto in crema, lo mettete e gli applicate di sopra questi pigmenti, oppure utilizzate o quello di NYX o questo qui di Essence, che sinceramente sono ottimi tutte e due. Li mettete e si lasciano, perché non, perlomeno a me non mi sono mai caduti questi pigmenti. Io li trovo ottimi, infatti se avete visto i miei video ne vedete tantissimi, perché li utilizzo veramente tanto. Poi finiamo gli occhi con le matite per quanto riguarda gli occhi. Allora, queste sono quelle che ho utilizzato di più in assoluto quest'anno, ma sinceramente la Velvet Line di Nabla scrive dentro l'occhio, sì, non mi dura niente, ve lo dico sinceramente. Idem con patate Astra, e quindi sì, sono buone, ma per quanto riguarda la mia tipologia di occhio non mi durano tantissimo, però devo dire che sono ottime. Io l'ho provata anche come matita tipo sfumata per fare una specie di eyeliner e sinceramente mi piacciono anche come scrivenza. Per quanto riguarda invece all'interno dell'occhio, quando faccio dei make up color malva,
La matita che utilizzo di più è questa qui di Essence ed è la 07 Plum Cake. È fantastica. All'interno dell'occhio ti dà quell'effetto malva che è una cosa bellissima ed è molto molto bella. Io ve lo consiglio quando fate questi trucchi color malva oppure sul borgogna. Mettete questa matita e vi fa un effetto sull'occhio che ve lo dico a fare. Poi, piega ciglia forever, ma questo si sapeva già. Mascara. Ho utilizzato diversi mascara. Sapete tutto il mio amore, per i mascara per quanto riguarda Essence, e infatti ho acquistato altri mascara. Ho iniziato l'anno con You Better Work di Essence e devo dire che mi è piaciuto tanto. Mi piace tantissimo lo scovolino perché ti dà quell'effetto, mi fa tipo il solletico alle ciglia. Perché essendo in silicone, essendo che voi come mettete il mascara, lo appoggiate, poi fate un zig zag e salite, no? Quando fai il zig zag, toccando anche, diciamo, la parte dell'occhio mi fa un po' di solletico, però devo dire che mi piace. Di norma applico il primer, quello alla pesca, sempre di Essence, e poi questo qui. Io mi sono trovata bene. La mia fortuna è anche che ho delle ciglia che mi danno la possibilità di avere questo effetto abbastanza particolare. Il mio amore di quest'anno, il mascara che ho utilizzato di più in assoluto, in tutti i miei video l'avete visto, è il mascara di Astra. Questo è il Subliminal Volume Mascara. È la fine del mondo. È il mascara più utilizzato di questo 2020. Veramente, da quando ho fatto il video del make-up di Astra, mi trucco con tutti i prodotti Astra. È il mascara che ho utilizzato di più in assoluto. La forma è a cono o a pigna, come lo volete dire voi. È una cosa pazzesca. Arriva nelle ciglia proprio quelle vicino, diciamo al naso, dove molti scovolini non arrivano, e poi ti dà quell'effetto allungante che è una cosa bellissima. Io ho le ciglia abbastanza lunghe e con l'aiuto già del piegaciglia e il mascara mi dà quell'effetto proprio bellissimo. Io ce l'ho tuttora, è un mascara che mi strapiace all'infinito. Mi dà quell'effetto allungante, l'effetto incurvante, e non mi appiccica le ciglia l'una con l'altra, ed è l'effetto che a me piace di più. Io ero innamorata di quello di Essence nero con le scritte viola, se non mi sbaglio, che era bellissimo, ma questo sinceramente tuttora mi sta piacendo. Infatti ho paura che finisca. Ho aperto anche gli altri mascara, però quello che ho utilizzato e che vado a prendere sempre è questo qui, perché mi trovo benissimo. Poi, per quanto riguarda gli occhi, abbiamo finito. Andiamo alle labbra. Le matite labbra utilizzate di più, in questo periodo sono queste. Scusate, ma c'erano qualche matita in più. Allora, le matite più utilizzate in assoluto sono queste. Le matite di Kiko, queste qui nere dove c'è scritto pencil, matita labbra, queste qui le ho utilizzate tantissimo. Infatti, alcune proprio sono piccoline, pronte per essere buttate perché sono troppo piccole e non si possono utilizzare. Mi trovo benissimo con queste matite, li tempero tutte le volte per fare le labbra perché ogni volta che faccio le labbra li tempero anche per, diciamo, disinfettarle. È un modo per disinfettare la punta. Mi trovo benissimo, mi piace proprio che ha la punta abbastanza sottile da farmi il contorno labbra. Io che sempre ho questi difetti per quanto riguarda le labbra, è ottima. La mia preferita in assoluto, forever and ever, è la 06 Satin Move di Essence. È la matita che ho acquistato di più in tutta la mia vita. È il color malva, ovviamente. Adesso è un po' chiara. Ma vi posso assicurare che è la matita che ho utilizzato di più in assoluto, ma veramente che mi è strapiaciuta in una cosa esagerata. Quest'anno l'ho utilizzata perché l'avevo abbinato a un rossetto, non mi ricordo se è quello che ho preso, forse no. Comunque l'avevo abbinato a un rossetto e mi è piaciuta tantissimo.
L'altra matita che ho acquistato, infatti poi prendendo questa ho acquistato tutte le altre sorelle, sono le matite di Wycon. Mi piacciono tantissimo. Questo è il color 15 Marsala, ma non è proprio Marsala, Marsala questo colore. È più un marroncino freddo. Ve la faccio vedere qua, è un marroncino freddo, ma mi piace tantissimo e questa l'ho associata a un rossetto di Huda Beauty, ottimo. Le ultime che vi faccio vedere sono le matite che io utilizzo in occasioni speciali, che non le utilizzo sempre perché ho paura che si finiscono. Sono le matite, queste qui di MAC, perché sono le mie preferite, e sono la Stone, la Burgundy e la Night Mount. E sono queste colorazioni qua scure perché io nell'ultimo periodo sto utilizzando dei colori che più scuri e che danno una specie di non tono su tono, però come si dice, il bordo di un colore e poi la parte di dentro di un altro colore. Mi piace proprio quell'effetto sfumato che danno e sono ottime, temperate, ritemperate, ma sono delle ottime matite. Andiamo alle labbra. Per ultimo vi faccio vedere una chicca chicchissima. Labbra, rossetti più utilizzati nell'ultimo periodo. Sono due. Ebbene sì, sono due. Perché? Vuoi la mascherina? Vuoi che ti stampi il rossetto dappertutto? Ho utilizzato di più in assoluto due rossetti in particolare. Il primo l'ho utilizzato un paio di volte e mi è piaciuto tantissimo ed è il rossetto di Cosmefy in collaborazione con Erichioba o di Erichioba in collaborazione con Cosmefy ed è lo 02 Lamia. Bellissimo, è un nude che mi piace tantissimo ed è il colore che spesso utilizzo con una matita scura al di fuori, questo lo utilizzo ed è una goduria per i miei occhi. Il mio amore in assoluto, nessuno può competere verso di lui, è il rossetto di Huda Beauty. Questo è fantastico. L'ho utilizzato in quasi tutti i video. Quando facevo dei video che dovevo rimanere a casa, utilizzavo questo perché è il rossetto che mi piace di più in assoluto. Questo è Payday. Payday. Payday, payday, bellissimo. Allora, ha un effetto morbido sulle labbra, non lo sentite per niente. Io molto spesso mi sembra che tipo ho la tinta labbra, invece no, ho un rossetto. Quando parliamo oppure quando prendo il caffè e tutto, ovviamente un pochettino stampa sulla tazzina del caffè, ma ha una confortevolezza sulle labbra che ve lo lascio dire, mi strapiace da morire. L'applicazione è facile, la durata è ottima ed è veramente una valida alternativa alle tinte labbra e rossetti un po' più secchi proprio sulle labbra. Ottimo, ottimo veramente. E il Payday è il mio preferito. Ultimi prodotti che vi faccio vedere sono tinte labbra. Allora, le tinte labbra le ho utilizzate e specialmente le ho utilizzate se dovevo mettere la mascherina e dovevo stare un bel po' fuori. Io in macchina ovviamente non tengo la mascherina, la metto soltanto se devo scendere, devo andare da qualche parte, perché se sono dentro la macchina non la metto. Cosa ho utilizzato? Allora, prima di tutto ho utilizzato l'Hypnotize di Astra, questa nella colorazione 02, la mia preferita. Mi piace tantissimo, è un malva, non si sente sulle labbra, all'inizio è bello, lucido, bello particolare, poi ovviamente si setta lì e non si muove per niente. L'ho utilizzato un bel paio di volte, l'ho utilizzato anche con la mascherina, un pochettino devo dire che la mascherina si era un po' macchiata, ma credo che sia la salivazione che va nei laterali delle labbra, quindi un pochettino si è macchiata. Ma devo dire che il suo lavoro lo fa egregiamente, quindi un'ottima alternativa. Poi andiamo ai miei due amori in assoluto, che sono questi due di Sephora, che sono quelli che indosso sulle labbra in questo momento, ed è il 23 e il 77. Mi piace tantissimo, mi piace proprio la combo che danno questi due rossetti, che è quella che indosso. Mi piace tantissimo. Sono No Transfert.
Niente, ho preso il caffè da mia mamma, non si sono trasferiti, ho dato i bacini nella manina a mia nipote e non si è trasferito, infatti mia nipote mi guardava e poi guardava la mano, poi mi guardava e guardava la mano, zia, no macchia, e gli dicevo no Gemma mia, non ti macchi, non ti preoccupare, perché non trasferisce niente. Ottime, soprattutto con la mascherina. Il mio amore in assoluto, la tinta che mi piace di più, come mi sta? Come la tengo sulle labbra e quell'effetto bello plumpy che mi fa è la Superstay Matte Ink di Maybelline nella colorazione 80 Ruler. Non parlo di tutte le altre tinte della Maybelline che sappiamo tutti che non si trasferisce e tutto, ma questo colore, questo sulle mie labbra, anche struccata, fa una porca figura che voi non avete. Cioè, che voi non immaginate, scusate, che voi non immaginate. Un effetto bellissimo, veramente molto molto bello. Ovviamente con la mascherina non si trasferisce ed è ottimo, ottimo all'eccezione. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere è un acquisto un po' recente. Questo è il secondo che utilizzo, già il primo l'ho fatto andare via. Il secondo che lo utilizzo. Lo utilizzo tutti i giorni, si può dire, sì, tutti i giorni, tranne quando ho avuto l'herpes sulle labbra, quella volta non l'ho utilizzato, ma è il prodotto che ho acquistato per la seconda volta, infatti già ce n'ho uno di scorta perché ne ho preso un altro, ed è questo qui di Astra, ed è il Juicy Lip Oil. È stupendo, mi dà quell'effetto lucido alle labbra, anche se non si è truccati, ti dà quell'effetto bellissimo sulle labbra e poi ti lascia le labbra morbidissime, che è una cosa che io adoro in assoluto e lo ricomprerei veramente, lo ricomprerei a ruota libera. Questo è il prodotto che già ho comprato, sì, tre ne ho, uno finito, questo e l'altro, sì, tre, perché cioè, è ottimo, è un prodotto stupendo. Applicatore, bello cicciotto, ti fa proprio tutte le labbra. La forma è bellissima, è a conca, rilascia abbastanza prodotto per fare tutte le labbra. E io lo ripasso perché mi piace tantissimo. E soprattutto l'odore di caramelle. Ottimo, questo è il prodotto mio preferito. Questo è il pezzo mio preferito di Astra ed è il mio pezzo, il mio prodotto preferito per quanto riguarda il 2020. Questo, cioè, se io devo trovare un vincitore, questo idrata le labbra. Io sapete che ho un problema per quanto riguarda le labbra, numero uno. Bene, credo di avervi detto tutto, spero di avervi detto tutto. Ditemi ovviamente cosa ne pensate di questi prodotti che vi ho fatto vedere, aspetto ovviamente i vostri commenti, ditemi anche se non fate video, ditemi i vostri prodotti preferiti per quanto riguarda il 2020, che vado a leggere ovviamente tutti i messaggi. Se invece fate video, mettetemi un commento, così vengo a vedere il vostro video per quanto riguarda il 2020, se già non sono andata a vedere. Sono molto curiosa, sono una persona molto curiosa. Per quanto riguarda questo video, per me è tutto. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!